ringrazio il Presidente Meloni, sono, oggi siamo insieme tra pubblico e privato. Io sono Giorgio, insomma, io solamente un minuto prima di ascoltare il Presidente. Io conosco il Presidente da un po' di tempo e leggendo questo libro intanto ho conosciuto aspetti, insomma, del Presidente Meloni che non conoscevo, insomma, non potevo conoscere dal punto di vista privato, però questo mi ha chiarito anche molto, insomma, il carattere e l'impostazione del lavoro del Presidente. A livello pubblico invece sono delle sfumature del pensiero politico che non avevo colto e mi hanno ancora più chiarito, insomma, la cornice di quello che è il pensiero. Perciò, insomma, vedrete, se lo avete letto, se lo leggerete, credo che converrete con me. Allora, cominciamo però, prima di arrivare sul lato politico, cominciamo dal punto di vista umano. Tante cose, Presidente, la famiglia, la madre, un papà che non c'è, i nonni. Insomma, peraltro posso fare una battuta così cominciamo così. Nell'ultimo incontro io ho detto, ma sai, io arrivo dalla periferia e perciò sono un po' temprato, e il Presidente Meloni ha risposto, pensa, io sono nato invece in un quartiere residenziale, diciamo, di Roma, e ho dato fuoco a casa per farmi portare in periferia e cominciare da lì invece quello che è il mio percorso di esistenza e poi politico. Vogliamo partire un po' da qui. Allora, buonasera a tutti ancora, grazie per essere qui, grazie per questa presentazione, grazie ovviamente a tutta la classe dirigente dei Fratelli d'Italia, al senatore Maffoni, a Romano La Russa, a Gian Giacomo, a tutti quanti, grazie, 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 grazie a Roberto Inciocchi, e lo dico perché appunto ci conosciamo da qualche anno, cioè sicuramente ormai siamo anche diventati amici, però oggettivamente lui è un professionista tutto d'un pezzo. Io non so se vi capita ogni tanto di vederlo, però non gli vedi mai fare una domanda fuori luogo, non vedi mai fare quelle chiosette che fanno alcuni giornalisti che si devono inventare una cosa diversa da quella che hai detto, un giornalista. E quindi grazie Roberto per la professionalità che vuoi dire. E grazie per essere qui. Dunque, è un anno che io presento questo libro, che è andato molto bene, sono molto contenta. E forse è andato bene proprio perché è un libro nel quale io, diciamo, ho messo a nudo la mia personalità, la mia anima, per raccontare chi ero e attraverso questo racconto raccontare una visione del mondo e quindi la storia di tanti altri che sono qui dentro. A me era stato chiesto varie volte di scrivere un libro, non avevo mai voluto farlo per ragioni di tempo, perché chiaramente qualcosina ho già da fare. Poi a un certo punto mi sono convinta perché appunto in molti dei programmi televisivi che io guardo, non il tuo, ma in molti altri, quando io sento parlare di Giorgia Meloni o di Fratelli d'Italia, sento parlare di una realtà che non conosco. Cioè, noi filtrati dal mainstream siamo un'altra cosa rispetto a quello che siamo. E allora ho pensato che fosse giusto offrire, a chi avesse voglia di leggerlo, uno strumento per dire la verità, senza infingimenti. Nel senso, io in questo libro ho affrontato anche tutte le più grandi critiche che mi sono state mosse. Perché? Fondamentalmente perché non c'è niente di cui mi debba vergognare. Fondamentalmente perché mi fa ridere chi per poterti criticare si inventa qualcosa di diverso da quello che sei. Io sono una persona che ha sempre accettato le critiche, se non le accettassi dovrei cambiare mestiere, anche perché, come capisci, me ne vengono fatte diverse. Però pretendo di essere giudicata nel bene e nel male per chi sono io, per cosa ho fatto io, non per quello che il mondo si inventa su di me per poi poterlo criticare. Ora, mi ricordo una volta, mi sono molto divertita con David Parenzo. David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I falsari, e io stavo sulla copertina. Ora, siccome voi capite, io sono una persona anche per necessità che cerca di essere sempre molto precisa nelle cose che dice, banalmente perché io ho cominciato a fare politica giovane, ero una donna, ero pure di destra, avessi pure sparato delle cavolate, non avrei fatto un passo in avanti, no, per cui ho imparato che tu devi sempre cercare di saperne più di tutti gli altri per non consentire che ti desidica che appunto che non sei all'altezza.
Allora, siccome io oggettivamente di cose false tendo a non dirne, compro questo libro di David Paredes, spendo questi soldi per vedere che cosa David Paredes sostenesse che era falso nelle cose che dice. E c'era un post sull'immigrazione che io leggo, perché c'era questo post effettivamente un po' surreale, dove poi Paredes mi insultava per quello che avevo scritto. Solo che io leggo questo post e dico: è impossibile che io abbia scritto una cosa del genere. Riprendo il post originale. Allora, il post era stato preso, scomposto, ricomposto, mettendo, diciamo, secondo pezzo all'inizio, cambiava completamente il senso, e poi lui in pratica mi così redarguiva sulla ricostruzione che lui aveva fatto di questo post. Allora io porto questo libro in trasmissione, c'era Parenzo, devo andare in onda, trasmissione condotta da Parenzo, mi porto il libro, lui mi fa: vedo che fate le buone letture. Sì, sì. A un certo punto, insomma, non mi ricordo come va, e io apro questa cosa e glielo chiedo. Gli dico: scusi, ma questo libro che lei ha scritto, I falsari, che cos'è, autobiografico? Perché qui il falsario è lei. Però io è una vita che mi confronto con questa cosa. Allora volevo uno strumento semplicemente per raccontare chi ero e per raccontare un'altra cosa, cioè che molte delle scelte che io ho fatto nella mia vita inevitabilmente dipendono anche da quello che ho attraversato. Io alla fine mi considero una persona molto meno ideologica di quanto si possa ritenere. Sulle cose mi interrogo, no, a me non piacciono, diciamo, le risposte non convincenti a problemi complessi, no? La banalità, la superficialità, tendo ad andare a fondo nelle cose. Mi sono interrogata su tutto nella mia vita, sulla famiglia, sul valore della vita. Io sono stata, diciamo, insultata in qualche programma televisivo anche per aver raccontato che mia madre su di me era in procinto di abortire. È scelta che poi non ha fatto all'ultimo, quando tutti gliela consigliavano, no? E alla fine poi mia madre queste cose, l'ho raccontato nel libro, lei è una persona molto immediata, mia madre, non è una persona di grande, diciamo, non è una che le cose te le infiocchetta, no? Lei lo racconta in maniera divertente, perché deve andare a fare queste analisi propedeutiche all'introduzione di gravidanza. Voi sapete che l'analisi fa uno stomaco vuoto, lei arriva al bar sotto questa clinica dove fare le analisi, fa per fare una telefonata, a un certo punto dice: ma io sono convinta di fare questa cosa, un cappuccino e un cornetto. Ha fatto colazione e abbiamo fatto la allora. Mi permetto, c'è una battuta del libro, insomma, divertente, che però fotografa un po' questa situazione qui. Nasce a Ginevra e qualcuno scrive: Giorgia Meloni sì, ha partorito sì, a Ginevra. Sì, sì. E poi, Giorgia Meloni giustamente, fa canto la patriota e ha partorito a Ginevra. Sta chiamando Luna, dove diceva che era partorito. Sì, sì, beh, perché mi ha fatto molto ridere, ma è tutto un po' così, no? Però anche lì, sulla base della scelta che ha fatto mia madre, che chiaramente per me significava essere qui stasera o no. Grazie mamma! Grazie mamma! Ti rendi conto di quanto troppo spesso le donne siano sole di fronte a quella scelta, no? E magari tu sei circondato soprattutto da persone che ti dicono: fallo perché è facile, dai, non è così facile, sarà molto doloroso. E io sogno una società giusta, è una società giusta, non è quella che ti dice: guarda, è facilissimo, liberati di questa cosa. È quella che ti dà una mano se scegli di non farlo. Che non vuol dire giudicare la scelta di qualcuno, significa su che cosa lo Stato dovrebbe mettere le sue priorità. Sul tema della famiglia, io non ho avuto un padre, va bene, come tantissimi. Sono cresciuta bene? Sì, sono cresciuta bene. Posso negare che la figura di mio padre sia mancata nella mia vita? L'ho negato fino a 30 anni, poi ci ho fatto i conti. Certo che è mancata. Io so che cosa si prova a crescere senza uno dei genitori. Vuol dire che le persone che crescono senza uno dei genitori cresceranno infelici? Non necessariamente. Significa che cresceranno più felici se hanno entrambi i genitori. E allora una cosa sono i casi della vita, che purtroppo non ci puoi fare niente. Il caso di mio padre ha preso e se n'è andato. Non ci potevo fare niente. Cosa diversa quando ad esempio si parla dell'adozione da parte delle coppie omosessuali,
imporre per legge a un bambino di non avere un padre o di non avere una madre. È diverso. E secondo me uno Stato giusto deve favorire per questo famiglia naturale fondata sul matrimonio, perché deve cercare di dare al bambino quello che può, e secondo me è giusto che l'adozione sia una cosa riservata a un uomo e a una donna. Ma anche qui, guardate, facile facile, perché diranno sei omofoba. Io non sono omofoba, è quello che dicevo prima. Io penso che uno Stato giusto debba occuparsi del più debole. Il più debole tra il legittimo desiderio di una coppia omosessuale avere un bambino e quel bambino è il secondo, è quello che non può difendere da solo i suoi diritti, è quello che non ha una telecamera, che non ha l'associazione per organizzarsi, che non vota. Lo Stato giusto difende lui. E poi guardate, l'omofobia non c'entra niente, per un fatto semplice: nell'ordinamento italiano tu non puoi adottare un bambino se sei single, che lo Stato italiano è singolofobo. Nell'ordinamento italiano tu per adottare un bambino devi avere determinati requisiti di anzianità, determinati requisiti di stabilità della coppia, determinati requisiti di reddito. Lo Stato è poverofobo e anzianofobo? No. Lo Stato sa che i bambini adottabili non sono moltissimi, non è facilissimo adottarli, tende a dare a quei bambini già sfortunati il massimo che può fornirgli: una coppia stabile che lo possa mantenere bene, che sia in condizioni d'età, diciamo, da dare una continuità genitoriale a questi bambini. È giusto o è sbagliato? Secondo me è giusto. È giusto che tu faccia il massimo. Però io sono arrivata su questi temi perché, per dire che poi quello che a me è capitato di avere nella mia vita, no? Cose belle e cose brutte. Guardate, anche qui, io non ho mai, diciamo, raccontato con vittimismo questo fatto. Perché io penso che anche le cose difficili che ti capitano nella vita alla fine siano un'occasione, no? Siano un modo per metterti alla prova. Io ho sempre impattato le mie paure, tutte. Sono affogata quando ero bambina e ho fatto agonismo di nuoto, ho fatto la subacquea, solo agli scarafaggi non riesco, niente, lì non sono mai riuscita neanche a ammazzarli, scappo proprio a gambe. Però sono una persona che ha impattato le sue paure. Sicuramente tutte le esperienze che ho avuto nella mia vita mi hanno segnato il mio bisogno, per esempio, di accontentare sempre tutti, no? Questo mio fatto di sentirmi sempre inadeguata, perché è così. Io mi sono sentita, non sembra, se non maschero bene, ma mi sono sempre sentita, il mio perfezionismo, no? Il fatto che io devo scrivere tutto, devo sapere tutto. Certo, se guardi 30 anni, quando hai 45 anni, dici vabbè, ma perché io? Io avevo un padre che chiaramente se n'è andato, e quindi già cresci con l'idea di dire non valgo niente, perché questo impatta così su un bambino così piccolo, no? L'abbandono di un genitore. Mia madre dall'altra parte è sempre stata una persona molto, cioè per lei il massimo era la parte dell'obbligo tuo, si dice a Roma, no? Tu arrivavi con la media del 9, lei dice ho fatto la parte dell'obbligo tuo, quindi la parte dell'obbligo tuo intanto è 10, 9 già va bene. Ringrazierò tutta la vita mia madre per avermi cresciuto così, eh. Mia madre mi ha sempre detto: la tua libertà dipende dalla tua responsabilità. Vuoi essere libera, vuoi fare quello che vuoi, vuoi che ti tratti da persona matura? Dimostrami che sei una persona matura. Non è mai stata una madre chioccia, non è mai stata una madre, io mi sono iscritta al liceo da sola, non è mai stata una madre che doveva risolvere i miei problemi, no? I tuoi problemi sono tuoi, te li risolvi. La ringrazierò tutta la vita per avermi cresciuto così. Temo di non essere una madre così brava per mia figlia Ginevra, perché invece io sono un po', ti devo risolvere il problema, ed è sbagliatissimo. Però dicevo, questo libro l'ho raccontato, e ho raccontato tutte le mie vicende personali per dire che pro o contro, bene, male, sono una bella persona, sono una cattiva persona, piaccio o non piaccio, sono antipatica, sono simpatica, sono questo. È ciò che scrive il libro, la sfida. Sono questo, e mi voglio raccontare da sola, non mi voglio far raccontare dalla sinistra, perché la sinistra è notoriamente bugiarda. La sfida che ho imposto alla mia vita. La sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere me stessa, costi quel che costi. Complicato. Molto complicato. Molto complicato. È molto complicato, però guarda, anche questo l'ho scritto nel libro. Io mi sono iscritta a Fronte della Gioventù a 15 anni. Mi sono iscritta quando hanno ammazzato Paolo Borsellino,
avevano già ucciso Giovanni Falcone, no? Mi ricordo questo luglio torrido, mi ricordo il telegiornale, mi ricordo la devastazione, le immagini della devastazione di Via D'Amelio, e mi ricordo io che dico, vabbè, bisogna fare qualcosa, no? Mi iscrivo al Fronte della Gioventù perché era il periodo di Tangentopoli, quindi non tanto perché diciamo avessi letto 15 anni le tesi congressuali del Movimento Sociale Italiano, ma perché il Movimento Sociale Italiano in quel tempo era un partito che era stato fuori dall'arco costituzionale, diciamo, da una politica che aveva governato per qualche decennio con i risultati che in quel momento erano abbastanza visibili. Quando io mi sono iscritto al Fronte della Gioventù a 15 anni ero proprio una rivoluzionaria. Cioè ero una che voleva cambiare il mondo, che non capiva perché la politica poi si piegasse, perché non riuscisse a essere all'altezza del compito, perché non riuscisse a non piegare la testa ai poteri forti, a non rincorrere la materia, no? Piuttosto che il bisogno di elevarsi e con sé elevare la nazione che si rappresenta. Io penso di non essere mai, cioè, nel senso la vita poi ti segna, tende a corromperti, a circuirti. E mi sono sempre detta, quello che sono stata a 15 anni è sempre stata la parte più pura e più pulita di me. Allora io ancora oggi, quando devo fare una scelta difficile, la guardo con gli occhi di quella ragazza di 15 anni. E mi dico, ma Giorgia a 15 anni che avrebbe fatto? E sono certa che se faccio la scelta che avrebbe fatto quella ragazza, non mi posso sbagliare. Ed è la ragione per la quale io tendo a, diciamo, standing tall, dicono in inglese, una cosa che a me piace molto, no? A testa alta. Che cosa vuol dire? La cosa che ho imposto alla mia vita è, diciamo, tutti vogliono diventare qualcuno, io voglio rimanere se stessa. Vuol dire questo. Alla fine del tuo percorso politico, io ho sempre pensato questo, tu puoi raggiungere grandi risultati, puoi non raggiungerli, poi il punto è come ci arriva la tua coscienza. Alla fine di questo percorso ciascuno di noi deve farsi una domanda, e quella domanda è: io ho cambiato qualcosa di questo sistema, o alla fine è questo sistema che ha cambiato me? Ecco, io voglio cambiare qualcosa del sistema, non voglio che il sistema cambi me. E per questo mi impongo delle scelte molto rigide, no? La famosa cosa della coerenza, che poi è una stupidaggine. Sì, io sono una persona coerente, Fratelli d'Italia è un partito coerente. Ma vogliamo veramente dire che la coerenza dovrebbe essere una qualità della politica? No, signori, la coerenza dovrebbe essere un prerequisito della politica. Do per scontato che tu sia coerente, perché sei coerente se credi in quello che dici. E se non ci credi e lo dici per interesse, che poi lo puoi smentire. Ma se quello che stai dicendo è quello che credi, è la tua visione del mondo, il giorno dopo non te ne inventi una nuova, è quella. Dice, sei rigido? No, sono una persona che dice le cose solo se le pensa. Io, guarda, chi lavora con me lo sa, io se devo dire una cosa che non mi convince mi si inceppa il cervello, cioè, proprio non la riesco a dire, non ci riesco. E alla fine, per carità, è più doloroso, ci vuole molta più strada, è più lungo, però so che mi potrò sempre guardare allo specchio e so che è molto difficile che domani mi sentiate dire per interesse una cosa diametralmente opposta a quella che per convinzione ho detto il giorno prima. E finché sono così, sono contenta di essere quello che sono, anche se non arrivo da nessuna parte, ma ci arriveremo anche così. E sono genere di tutti, che abbiamo già insomma, la perfetta cornice, insomma, di chi è Giorgia Meloni, insomma, raccontata a se stessa. Veniamo ai temi più d'attualità, insomma, viviamo un tempo drammatico, sappiamo quello che sta succedendo in Ucraina, peraltro c'è un passaggio del libro scritto prima, ovviamente, della crisi ucraina, in cui si dice... noi non siamo filo nessuno, se ricordo bene. Analizziamo, vediamo, guardiamo a livello internazionale, allora si citava nel libro, si cita anche ovviamente la Russia di Vladimir Putin, e dopo prendiamo sulla base di quelli che sono i nostri valori e i nostri convincimenti, decisioni per il bene del paese. Ma sì, guarda, anche qui io ho trovato sempre, trovo ancora oggi, questo modo di buona parte della politica italiana di leggere la politica estera, come posso dirti, provinciale, stucchevole, perché per buona parte della stampa italiana, per buona parte dei politici italiani, la politica estera si riassume a un filo qualcuno, ma sei filo, sei trampiano, sei putiniano, sei, no, i fili, no.
Io non sono figlio di niente, i figli ce l'hanno i burattini. Io sono italiano, sono una patriota italiana, guardo la politica estera dal punto di vista della politica italiana, dell'interesse nazionale italiano. È quello che noi non siamo mai stati capaci di fare, quello che l'Italia non è mai stata capace di fare, è quello che sicuramente non è in grado di fare certa sinistra, che è abituata a preferire di farsi così, insomma, no, di farsi fare pat pat sulla spalla da certe consorterie internazionali, perché chiaramente spera con l'aiuto di quelle consorterie di rimanere al governo, oppure se non c'ha i voti degli italiani per farlo. Però qual è la contropartita di questa roba qui? Che se tu stai al governo non perché ti ci hanno messo i cittadini italiani, ma perché ti ci hanno messo i giochi di palazzo nazionali o internazionali, non risponderai agli interessi degli italiani, risponderai agli interessi di chi ti sta garantendo di stare al governo. Ecco, quando si dice per esempio se la Meloni arrivasse al governo sarebbe un pericolo, beh, sicuramente sarebbe un problema per chi in questi anni, anche grazie a certa politica italiana, ha liberamente saccheggiato questa nazione. Perché io non sono disponibile a far saccheggiare l'Italia. Ciò non toglie che noi ovviamente abbiamo la nostra collocazione internazionale. Guarda, il racconto che è stato fatto in queste ore del libro è un ottimo esempio del lavoro che fa certa stampa, no? Dice la Meloni, Fratelli d'Italia, la metamorfosi, ieri leggevo un articolo, la metamorfosi, perché adesso sono... Molti commentatori hanno parlato di svolta. La svolta. Se chi legge questo libro leggerà una cosa che io vado sostenendo da sempre, cioè che l'Italia deve stare saldamente in Europa e nel Patto Atlantico, noi siamo una nazione occidentale, deve essere leale con i suoi alleati. Ciò non toglie che quando c'è stato e c'è da criticare alcune scelte che fanno sia gli alleati, sia diciamo una inesistenza sostanziale delle attuali istituzioni europee, l'abbiamo fatto. E la chiarezza che abbiamo preso sulla posizione sulla vicenda ucraina per convinzione ce la possiamo permettere proprio perché c'è un filo di continuità nel racconto che abbiamo fatto. Noi possiamo essere chiari oggi nel nostro posizionamento perché in passato, quando è stato necessario, abbiamo criticato quello che non funzionava. Quando ci fu la campagna elettorale per le elezioni americane, e lì ci stava quello con la spilla di Biden, quella, no, cioè tutti a fare chi è filo Trump, chi è filo Biden, io anche lì dissi: guardate, il tema non è chi sei filo, il tema è qual è la politica estera americana che garantisce meglio gli interessi italiani. Una certa politica Dem l'abbiamo conosciuta, perché poi voglio dire, è un fatto di storia, no? Per esempio il tema di una riproposizione della guerra fredda era già stato posto da Obama, cioè io l'ho criticata perché secondo me, e in questo libro c'è scritto, l'obiettivo in particolare dell'Europa dovrebbe essere quello di costruire, adesso chiaramente siamo in tutt'altro scenario, sto dicendo quello che c'era scritto in libro, poi vi dico lo scenario da adesso, di lavorare per una pace secolare con la Russia. Io penso che spingere la Russia verso la Cina, che è un abbraccio mortale, non fosse una strategia intelligente, esattamente come ho criticato l'amministrazione Dem americana quando, con quel rocambolesco ritiro delle truppe dall'Afghanistan, ha dato un segnale di debolezza dell'Occidente che inevitabilmente sarebbe stato colto da chi vuole un Occidente debole. Però, signori, abbiamo criticato l'Europa, che anche in questo scenario non esiste. Qualcuno ha visto la diplomazia europea al lavoro prima che la Russia aggredisse l'Ucraina? Non ci risulta. Abbiamo visto alcune iniziative di alcune singole nazioni, Macron, Johnson, diciamo fuori dai confini dell'attuale Unione Europea, abbiamo visto la Germania, non abbiamo visto l'Italia perché desaparecida, ma l'Europa non l'abbiamo vista. Questo indebolisce l'Europa anche, lo dicevo prima, la stampa all'interno dell'Alleanza Atlantica, perché la posizione dei Fratelli d'Italia da sempre è che la NATO dovrebbe avere una colonna statunitense e una europea. Noi chiaramente siamo
occidentali, i nostri alleati sono gli Stati Uniti, ma non sempre gli interessi di Europa e Stati Uniti sono perfettamente convergenti, quindi serve un'Europa e un interesse europeo che venga rappresentato. Abbiamo criticato tutte queste cose. Chiaramente lo scenario cambia quando la Russia entra in Ucraina, perché quando sei in una guerra ti devi schierare, e ti devi schierare senza tentennamenti, e ti devi schierare per l'interesse della tua nazione. Anche qui è una scelta di convinzione, non è una scelta di interesse. Punto primo. Quello che temo che molti non capiscano nella vicenda ucraina è che quello di pensare che se l'Ucraina domani si arrende, per dire una cosa che sento dire da alcuni, no, ma perché non si arrendono? Che noi avremo la pace. No. Se l'Ucraina capitola, e capitola male, per l'Occidente è un domino. Chiaro? Significa intanto che tu hai il problema della Russia, che da tempo mette in campo una politica di espansione che si avvicina. Ucraina, Polonia, eccetera. Dopodiché avrai ragionevolmente la Cina che invade Taiwan. Taiwan è la cassaforte mondiale dell'intelligenza, diciamo, della cybersicurezza, è il rafforzamento nel Pacifico che la Cina cerca da sempre. In tutto questo c'è il fondamentalismo islamico che ha rialzato la testa con i talebani in Afghanistan. Non pensate che la questione riguardi solo l'Ucraina, che comunque adesso arriva anche qui. La questione ci riguarda tutti. Su queste cose bisogna non essere mai, diciamo, troppo superficiali, no? Bisogna guardare alle dinamiche della geopolitica. Dopodiché, se anche riguardasse solo l'Ucraina, e vi ho detto che non riguarda solo l'Ucraina, ci coinvolge tutti, beh, sentite, io la penso sempre alla stessa maniera. Noi stavamo accanto ai ragazzi di Budapest quando i carri armati entravano in Ungheria nel 1956, stavamo insieme ai cittadini di Praga quando i carri armati sovietici entravano a Praga nel 1968, stiamo con Kiev quando gli stessi carri armati entrano in Ucraina nel 1942. Sono altri semmai che hanno cambiato idea. E qui, sai, molti si sono stupiti della posizione dell'Ampi, che ha in qualche maniera giustificato, diciamo, l'aggressione russa all'Ucraina, ma niente di nuovo, giustificavano anche l'aggressione dell'Ungheria da parte dei comunisti sovietici, giustificavano anche l'invasione di Praga. Invece dalle parti mie la difesa è sempre legittima. È legittima quando c'è il ladro che entra in casa, ed è legittima quando c'è un esercito straniero che vuole limitare o diciamo privarti della tua sovranità e della tua libertà. Per cui questo è uno degli elementi fondamentali anche della civiltà europea. Non c'è niente di strano, niente di nuovo. Quindi, interesse nazionale italiano qual è? Punto primo, essere leale, serio, credibile nel rapporto con i suoi alleati. Punto secondo, capire che quello che si sta, diciamo, consumando in Ucraina è una vicenda che coinvolge l'Occidente nel suo complesso e che non è una cosa distante da noi. Punto terzo, difendere quello che noi difendiamo da sempre, che la, diciamo, la sinistra ha avuto più difficoltà a riconoscere: il valore della patria, la capacità di battersi per difendere la patria, la sovranità e la libertà, per cui è perfettamente compatibile con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e con le cose che abbiamo sempre difeso. Allora, stiamo facendo tutto ciò che dobbiamo e vogliamo in questa guerra come paese di concerto con gli alleati, e poi c'è tutto il tema proprio di questi giorni sul fronte politico: 2% a spese militari, c'è un pezzo della maggioranza che si è messo di traverso, insomma è un elemento di confronto. Anche qui, su questo, mi sembra che le idee sono state chiare fin da subito. Ma guarda, a me pare che l'Italia stia facendo quello che può fare, e chiaramente qui il problema è che cosa possa fare invece la comunità internazionale a questo punto per l'Italia. Qualche giorno fa ho letto, no, mi chiedevano, ma il Pentagono dice che l'Italia potrebbe contribuire in armamenti 5-6 volte più di quanto non abbia fatto finora. E io ho risposto: guardi, non ho gli elementi, diciamo, militari per sapere se il Pentagono, a base di che cosa il Pentagono dica questo, però come diceva un famoso presidente americano, non chiederti cosa lo Stato può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per la tua nazione. Ecco, in questo caso
diciamo, gli Stati Uniti comunque dovrebbero dirci anche loro che cosa sono disposti a fare, perché qui c'è un'Europa e segnatamente un'Italia che pagheranno il costo delle sanzioni molto più di quanto non avverrà oltreoceano. E come noi siamo leali con i nostri alleati in una battaglia che coinvolge l'Occidente, ci aspettiamo che l'Unione Europea e gli Stati Uniti ci diano concretamente una mano per compensare i limiti che avremo dalle sanzioni, perché noi le pagheremo più di altri. Quindi la mia idea, io l'ho detto a chiunque con cui abbiamo presentato gli atti in Parlamento, è che l'Unione Europea, Banca Centrale Europea, ma io penso anche la Federal Reserve, quindi Banca Centrale Americana, debbano immaginare strumenti nuovi per aiutare le nazioni, ripagare le nazioni che avranno chiaramente un problema legato alle sanzioni. Dopodiché stiamo cercando di fare il nostro meglio per difendere il sistema produttivo, in particolar modo, lo dico in terra, diciamo, di produzione, perché comunque il mercato russo, abbiamo un problema nel mercato russo, abbiamo il problema alimentare, importiamo grano dall'Ucraina, se vuoi dopo parliamo anche del tema della crisi energetica, ma ci sono molte aziende che soffriranno in una situazione nella quale noi, diciamo, ci siamo messi benissimo, non erano. Qualche giorno fa siamo riusciti a far approvare parti della risoluzione di Fratelli d'Italia, perché, diciamo, dall'opposizione riusciamo a fare delle cose, e per esempio ci siamo concentrati sul tema delle sanzioni, particolarmente, insomma, della compensazione per le nostre aziende, perché c'è ad esempio tutto il tema dell'esecuzione dei contratti già stipulati. Vedete, una cosa è che si contrae una parte, no, io commercio con la Russia, facciamo conto, si contrae una parte della mia capacità commerciale, ma io lo so adesso e chiaramente posso immaginare di spostare il mio obiettivo nell'export. Ma cosa diversa è quando io ho già stipulato un contratto, ho speso i soldi che mi servivano a produrre quella merce e adesso non sono in grado di consegnarla perché famose sanzioni sopra i 300 euro, eccetera. E noi ci siamo concentrati su questa materia e siamo riusciti a far approvare dal governo che il governo o riesce a garantire l'esecuzione di questi contratti, per esempio pensate a tutto il settore dell'abbigliamento, no? Cioè tu i vestiti li vendi un anno prima, non è che li vendi adesso. Vendi le pellicce alla Russia, dice no, adesso non le puoi consegnare. E a chi le vendo? Te la metti te la pelliccia? No, tendenzialmente non te la metti. O il governo riesce a far eseguire i contratti, oppure il governo deve ripagare queste aziende. Con quali risorse? Ho detto prima che secondo me si deve muovere qui l'Unione Europea. Ma ti dico anche un'altra cosa. PNRR. Ma veramente noi possiamo pensare che sulla base di quello che sta accadendo a livello mondiale noi possiamo continuare con un piano nazionale di ripresa e resilienza che era stato scritto prima che ci fosse questo sconvolgimento? Cioè noi possiamo stare ancora lì col Green Deal quando rischiamo che non arrivi manco più gas dalla Russia e dobbiamo riaprire centrali a carbone? Dico, signori, stiamo bene? Francamente che alcuni obiettivi che si dà il recovery fund, l'Europa con il recovery fund, sono, diciamo, figli di una lettura ideologica che purtroppo non è molto sensata, no? Cioè, esempio facile, noi mettiamo in Europa la plastic tax perché non vogliamo inquinare, ok? I fiumi europei contribuiscono per lo sversamento di plastica in mare per lo 0,88%. Mettiamo la tassa sulla plastica alle nostre aziende senza aver incentivato oltretutto la riconversione e poi compriamo senza dazio da Cina e India che da sole fanno l'80% della plastica in mare. Ha un senso? Noi diciamo investiamo verso l'elettrico, che non viene fatto qui, che viene fatto in Cina con le centrali a carbone, perché non vogliamo inquinare. Ha senso tutto questo? Ecco, io dico che non abbia senso. Io dico che se l'Unione Europea vuole fare seriamente una politica di difesa dell'ambiente deve mettere i dazi di importazione sulle nazioni che non rispettano i nostri stessi standard ambientali. E non è che non è modo per fare. E non ci stiamo parlando in giro. Quindi io penso che ad oggi il governo dovrebbe andare in Europa e rinegoziare gli obiettivi del PNRR,
Perché per esempio, oggi si svegliano tutti, sull'energia, nel PNRR, c'è niente, Qui c'è un partito che è il tema energetico, della autosufficienza energetica, di come alcune cose sono state fatte contro gli interessi italiani. Libia, c'è qualcuno che dice da qualche anno che l'intervento in Libia non era esattamente motivato dal tentativo di liberarci dal dittatore Gheddafi, ma era una guerra fatta per interessi energetici, particolarmente dalla Francia, e non solo dalla Francia, che era spaventata dal fatto che l'Italia potesse essere, diciamo, autosufficiente e anzi distributore dell'approvvigionamento energetico. Oggi tutti dicono sono 10 anni, ma pure a sinistra lo dicono, è divertentissimo, sono 10 anni che non ci sono governi che pensano a fare una politica strategica energetica. Chi c'era negli ultimi 10 anni al governo di questa nazione? No, perché mica ce l'ho io, Noi da tempo diciamo che va fatta una politica energetica completamente diversa, ma il tema oggi si pone. E nel PNRR le risorse destinate alla strategia energetica sono, se non vado errata, il 5,7%, cioè niente. Quindi assolutamente penso che quella sia una priorità, ma non sospenderlo come dice il PD. Tra l'altro, guarda, loro hanno già sospeso, perché dice vanno veloci, comunico che il PNRR è totalmente fermo, per cui l'hanno già sospeso, quello del PD al governo, insieme a Mario Draghi e compagnia cantante. Io dico che invece il PNRR va accelerato, ma su obiettivi che siano vagamente attinenti alle priorità che abbiamo oggi. E a proposito di energia, quei 3 anni che sono stati indicati come confine temporale per essere indipendenti dal gas russo, è un termine temporale che è credibile? Sì, secondo me è un termine temporale che è credibile se noi superiamo anche qui una serie di veti assolutamente ideologici e privi di senso che oggi stiamo pagando. Il famoso, no? La sindrome NIMBY, nata in my backyard, cioè non vicino a me, che ci ha come nazione impedito di fare qualsiasi cosa. Noi abbiamo le riserve di gas, noi non estraiamo quasi per niente gas. Noi possiamo diversificare tantissimo, sia per quello che riguarda tutte le cosiddette rinnovabili, il geotermico. L'Italia è una delle nazioni che ha, diciamo, la più antica tradizione e la più significativa tradizione geotermica italiana. C'è l'ENI che ha messo le risorse su un progetto straordinario, secondo me, che è quello del nucleare a fusione. Il nucleare a fusione è un nucleare straordinario perché non ha scorie, non ha rischi. Il progetto ci vorrà ancora qualche anno, ma io credo che nel 2030-2040 noi potremmo arrivare a risolvere il problema dell'energia con nucleare a fusione. Tu risolvi il problema della dipendenza dall'approvvigionamento energetico. Ci devi mettere risorse, ci devi credere, ci devi investire. Per ora devi diversificare, e questo si fa appunto tanto gas in Italia ce l'abbiamo, ok? E quindi bisogna estrarre gas, rinnovabile, geotermico, e lavorare su un nucleare, diciamo, di nuova generazione, che vedrebbe l'Italia assolutamente in prima fila, perché credo che l'ENI sia l'unica società energetica che ha investito su un progetto di questo tipo. Insomma, una volta tanto che siamo, diciamo, così dei pionieri, è bene che su questo si continui a investire. Guerra in Ucraina, crisi economica, PNRR, strategie sull'energia, ma noi abbiamo vissuto 2 anni e passa di Covid. Proprio in questi giorni, insomma, nelle prossime settimane andiamo verso, insomma, una strada di quasi totale riapertura, insomma, di quasi totale normalità. Ma la pandemia è finita? Ma guarda, la pandemia chiaramente la devi sempre tenere sotto controllo. Il punto è come lo fai. Allora, io sono stata sempre molto chiara su come la pensavo, e Fratelli d'Italia è stato sempre molto chiaro su come la pensava rispetto alla gestione di Speranza della pandemia. I risultati ci hanno dato ragione. L'Italia è la nazione del mondo che ha portato avanti i provvedimenti in assoluto più restrittivi, più impositivi, come Green Pass, no? Green Pass per lavorare, Green Pass per fare qualsiasi cosa. Il punto è che ci sono un sacco di altre nazioni
che senza dire alla gente che se tu non hai il Green Pass non hai il diritto a guadagnarti da vivere per sfamare i tuoi figli, hanno raggiunto dati migliori dei nostri, per esempio sulla campagna della vaccinazione. L'Italia è la nazione che ha compresso in assoluto più diritti e attualmente ha dati di contagio, di mortalità e di letalità da Covid più alti di moltissime altre nazioni che non hanno usato gli stessi strumenti. Era una politica giusta? No, secondo me era una politica sbagliata. Che cosa andava fatto? Facile, facile. Ti dico una cosa che è notizia di queste ore. Più di un anno fa, l'irresponsabile Fratelli d'Italia propone per la prima volta, per risolvere il problema delle scuole, invece dei ridicoli banchi a rotelle, di dotare le aule di ventilazione meccanica controllata. Più di un anno fa siamo stati l'unico partito a fare questa proposta, che abbiamo reiteratamente portato in Parlamento, che io discussi personalmente con Mario Draghi, col generale Figliuolo e compagnia cantante. Nella manovra nell'ultima manovra finanziaria riuscimmo a far allargare alla ventilazione meccanica controllata i fondi destinati alla scuola, ma poi pare che si dovesse fare un decreto attuativo il Presidente del Consiglio che non è mai stato fatto, ok? Contestualmente a quando Fratelli d'Italia comincia a fare questa proposta, più di un anno fa, la Regione Marche, guidata da Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, stanzia risorse per la ventilazione meccanica controllata e fa una sperimentazione nelle scuole. Quattro giorni fa, escono i dati del risultato di quella sperimentazione. Dati studiati dalla Fondazione Hume di Luca Ricolfi. Sapete di quanto abbatte il contagio da Covid a ventilazione meccanica controllata? 82,5%. Sapete quanto costa un dispositivo di ventilazione meccanica controllata? Se tu compri un dispositivo di quelli proprio perfetti, con la presa d'aria esterna, eccetera, circa 4.000 euro. Se compri un buon purificatore, te ne costa circa 800.000. Sapete che significa? Che con i soldi che noi abbiamo buttato sui banchi a rotelle ci coprivamo il fabbisogno di tutte le classi italiane. Significa che non serviva la DAD. Significa che tu non potevi non chiudere i ristoranti e dire ai ristoratori che potevano stare aperti se si dotavano di un dispositivo di questo tipo. Significa che potevi dotarti di un dispositivo di questo tipo all'interno degli uffici e non dire alla gente che non poteva andare a lavorare se non aveva il Green Pass. Significa che potevi tenere aperte le palestre. Significa che potevi non devastare un pezzo della nostra economia, mandare i ragazzi a scuola e non privarli nel momento più delicato della loro crescita di qualunque forma di socialità, di libertà e di educazione, che potevi fare una cosa intelligente invece di fare quella più facile, perché è ovvio che chiudere i ristoranti è più facile, ma non risolve. Invece qui, che è quello che secondo me ha radicalizzato le posizioni nella lotta al Covid, sono state fatte cose di assolutamente prive di senso, perché la politica, per essere chiara, per essere diciamo credibile, deve fare le cose che abbiano un senso lineare. Cioè noi viviamo in uno stato nello quale se tu lavori e non hai il Green Pass non puoi più lavorare, però per prendere il reddito di cittadinanza nessuno viene a guardare se ti sei vaccinato oppure no. Questa è una nazione nella quale se io sono malato di tumore e vivo in Sardegna e voglio prendere un traghetto per andarmi a operare a Roma e non ho il Green Pass, non posso prendere il traghetto per andarmi a operare, e intanto ci sono migliaia di immigrati clandestini che senza Green Pass sbarcano ogni giorno in Italia. E altre cose senza senso, guarda, penso tutto al tema, e chiudo, della vaccinazione, no, dai più giovani, perché sul tema della pericolo, e poi si sa perché sono diventata famosa per aver detto che insomma la comunità scientifica non mi aveva convinto a vaccinare mia figlia, però anche qui è un paradosso, al di là della scelta che si fa, no? Perché sul tema della vaccinazione dei più piccoli la comunità scientifica, no, non è tutta d'accordo, ci sono nazioni che lo consigliano, ci sono nazioni che lo sconsigliano, perché effettivamente non ci sono certezze granitiche. Oggi è un ragazzo di 12 anni che non è vaccinato,
viene impedito di fare sport. Ora, se non tutta la comunità scientifica è d'accordo sul fatto che il vaccino sia indicato per un ragazzino di 11 anni, mi pareva che tutta la comunità scientifica fosse d'accordo sul fatto che gli fa bene lo sport. E noi stiamo privando migliaia di ragazzini del diritto a fare sport, ad avere uno stile di vita sano, a crescere in maniera, diciamo, con benessere, per le scelte di Roberto Speranza. Ecco, io penso, voglio dirti questo Roberto, penso che l'Italia è stata molto sfigata, perché noi abbiamo beccato la peggiore crisi pandemica della storia e ci avevamo ministro della salute Speranza. Ci è scoppiata la guerra e ci eravamo agli esteri di Maio. Comunque non ci siamo fatti mancare niente, eh? Non ci siamo fatti mancare niente. Siccome abbiamo svanito 2 minuti, battuta televisiva. Tra poco tornata amministrativa, passiamo l'estate e ci tuffiamo nella campagna elettorale che porta alle politiche. E il centrodestra che diventa? Cos'è? Che troveremo? Che troveremo? Allora, il centrodestra intanto è Fratelli d'Italia. Questa è una certezza. Fa accordi col PD, con 5 Stelle, che ha come obiettivo di difendere l'orgoglio di questa metà campo. Io non accetto un'Italia nella quale mi si dica che per essere presentabile devi andare a braccetto con la sinistra. Io voglio essere solo presentabile perché non vado a braccetto con la sinistra. Anche dalla nostra storia, non ho complessi di inferiorità verso la sinistra. Cioè, a me fanno molto sorridere, ho anche scritto nel libro, questi qua tutte le mattine ti svegli, io ormai non leggo quasi più niente, un fatto proprio di sopravvivenza. E ti dirò, tu la mattina ti svegli, apri i giornali e c'è un sacco di gente di sinistra che ti spiega come devi fare la destra. Guardate, vi voglio tranquillizzare. Proprio perché io voglio fare la destra, non vi piacerò mai e non vi voglio piacere, perché fin quando voi mi criticate vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro, cari amici di sinistra. Invece di occuparvi di me, occupatevi di una sinistra che non ha più un'identità, che dicevano che stavano dalla parte dei più deboli, invece adesso fanno le guardie bianche dei poteri forti e delle grandi concentrazioni. Sta risposta, c'è ragione. Che cosa contesto, diciamo, a alcuni alleati? Che mi pare che delle volte, no, non ci sia questa volontà, ecco, di rappresentare questa metà campo, l'orgoglio, la voglia di imporre. Io mi sono, non ne ho fatto mistero, mi sono molto arrabbiata, me la sono molto presa dopo l'elezione dell'ultimo capo dello Stato, perché il centrodestra aveva davvero l'occasione di giocarsi la partita, non dico di vincerla, ma di giocarsela. Una cosa è giocarsela, una cosa è rinunciare a Monte per rimetterci lo stesso Presidente della Repubblica che da sinistra ha eletto 7 anni fa senza manco chiederti che cosa ne pensassi. E allora scusa, e votiamo la legge elettorale che ha proposto la sinistra, e siamo al governo con la sinistra, e votiamo il Presidente della Repubblica che di sinistra, dice no, però siamo il centrodestra. Io voglio un centrodestra, è questo che sto cercando di chiedere con forza. Voglio un centrodestra che abbia l'orgoglio di rappresentare questa metà campo. È quello che intendo fare io. Preferirei non farlo da sola, ovviamente. Preferirei che il centrodestra, su regole chiare, di ingaggio, diciamo orgoglio d'appartenenza, noi siamo altro dal centrosinistra, fosse d'accordo con noi. Dopodiché, noi siamo sempre stati leali, ma soprattutto con gli elettori, con gli italiani che credono nel centrodestra, e quello saremo sempre. Ci sono le elezioni amministrative adesso? Ci siamo. Per i sindaci di centrodestra che sono uscenti, per i governatori di centrodestra che sono uscenti, per le proposte serie che ci vengono fatte, perché quando ci vengono fatte le proposte serie non guardiamo l'etichetta. Credo che la domanda vada fatta agli altri, però. Perché per gli altri è più importante far vincere il centrodestra o è più importante frenare la crescita dei Fratelli d'Italia? Perché io
non consentirò che si trovi la coalizione. Però gli italiani di centrodestra sappiano che noi ci siamo e lavoreremo per essere sempre, 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 sempre di più, perché io garantisco agli italiani che la pensano come noi che si prenderanno le loro soddisfazioni. Allora, abbiamo finito il tempo, dovete esponere l'universitario che ci fa facendo il libro. Il mio padrone che... Mi leggo a ciò che hai detto prima. Quando dicono mai Giorgia Meloni presente al Consiglio, oppure sì, in caso di vittoria Giorgia Meloni, tocchi ferro, sorridi. Guarda, chi mi conosce bene sa che io non guardo mai alla politica come a un percorso personale, io non penso mai Giorgia Meloni, cioè che puoi fare da grande? No? Guarda, io voglio fare con dignità il mio lavoro, voglio guardarmi allo specchio, voglio poter guardare tutti a testa alta, voglio non aver mai paura di incontrare una telecamera, voglio difendere questa nazione ed è quello che farò. Il resto dipende da loro, e dipende da loro in positivo e in negativo. Non lo decido io e non lo decidono i De Benedetti che ti dicono in televisione l'Europa non consentirà che al governo ci vada Giorgia Meloni. Viva Dio, infatti De Benedetti è tasse paga in Svizzera e quindi diciamo di quello che riguarda l'Italia chiediamo a chi paga le tasse in Italia. Io sono Giorgia Meloni.